con Francesco Del Vacchio, responsabile del settore tennis dell'associazione sportiva Granarolo, un'associazione sportiva che per quanto riguarda il tennis opera nel panorama genovese da oltre 20 anni. È così, è da circa 20 anni che il maestro Salvatore Carollo ha costruito anno dopo anno una realtà fatta molto per il sociale, per il quartiere, dove un sacco di ragazzi hanno imparato i primi rudimenti del tennis e qualcuno è riuscito anche ad andare oltre a costruire una buona piccola carriera agonistica. Quali sono i numeri del vostro settore tennis? Allora, al momento contiamo circa 80 tesserati che vanno dai 7 ai 70 anni. E diciamo che sono suddivisi in varie fasce di livello e di età, e sì, i corsi sono strutturati in maniera collettiva e per gli agonisti sono possibili anche allenamenti individuali. Al momento abbiamo anche squadre giovanili, svariate squadre per ragazzi dai 12 ai 16 anni, e il nostro fiore all'occhiello è la squadra di serie D2 che partecipa a una competizione provinciale e speriamo anche regionale, staremo a vedere. La stagione di questa punta di diamante è appena iniziata, da poco. Come sta andando questo primo campionato di D2? Al momento non ci lamentiamo, siamo riusciti nella seconda giornata a ottenere un pareggio con una squadra molto più blasonata. In questo dobbiamo ringraziare forse il fatto che giocavamo in casa, ma anche una grande prestazione del nostro numero uno, Andrea Raimondo, che ha vinto una partita difficile con un giocatore più quotato. E diciamo che Andrea Raimondo è una new entry, se non sbaglio. È una new entry, anche se in realtà appartiene al vivaio come ognuno di noi, appartiene al vivaio della società. Devo dire, io ho compreso che sono ormai un veterano, abbiamo iniziato tutti a giocare col maestro Salvatore dall'età delle medie e adesso continuiamo a cimentarci e a divertirci anche in queste categorie di livello intermedio. Diciamo che quale potrebbe essere un risultato soddisfacente per questa stagione? Come accennavo prima, ci piacerebbe quantomeno passare il girone della fase provinciale, considerato che questa è una categoria già piuttosto dura per noi, che tutto sommato contiamo di un solo campo e quindi non abbiamo grandi strutture o grandi possibilità di allenarci, però diciamo che è un obiettivo realistico e faremo di tutto per raggiungerlo. Quale potrebbe essere l'impatto di avere una struttura magari più grossa o comunque più espansa? Sicuramente ci permetterebbe di fare allenamenti più mirati e di seguire anche i ragazzi per un maggior numero di ore, dare la possibilità anche ai soci adulti di poter prenotare il campo per svago negli orari più di alta affluenza, cose che al momento è difficile, senza contare del fatto che anche nel periodo invernale una copertura sarebbe idonea. Speriamo in futuro di sfruttare delle aree dismesse che sono sopra il nostro campo, che attualmente sono inutilizzate. In questo senso sarebbe una svolta sia per la società in senso complessivo che per il settore tennis. Grazie mille Francesco. Grazie.